Variante di Tirano, lavori al 34%. Svincolo del Trippi, nuova camminata di quelli del no. Olimpiadi, svelato il look of the games. Treni, il deragliamento di ieri, goccia che fa traboccare il vaso. Da Chiesa in Valmalenco a New York, sindaco e assessore finishers della maratona. A casa tutto bene, la domotica per gli over 65. Si chiude la rassegna alla montagna al cinema. Un saluto e ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. È mancato oggi a 88 anni Alberto Frizziero. Era nato a Chioggia il 1 novembre del 1936. È stato sindaco di Sondrio per 10 anni. Nei primi 5 anni di mandato, dal 1975 al 1980, la giunta monocolore di minoranza da lui guidata, 17 consiglieri su 40, fu un piccolo caso nel panorama politico nazionale. Frizziero ha ricoperto diversi incarichi pubblici, tanto a livello provinciale che regionale e nazionale. Ha iniziato a praticare il giornalismo quando era ancora molto giovane, dirigendo poi diversi giornali e televisioni locali. È stato anche direttore della Gazzetta di Sondrio, da lui fondata e del quale esiste anche una versione per il web. Nel settore privato è stato amministratore e presidente di diverse società ed è stato anche fondatore e presidente per 15 anni del CID, Circolo Musicale di Sondrio. Fra le cariche ricoperte, quelle di presidente della Comunità Montana Unica Valtellina, presidente del BIM, vicepresidente del Consorzio Trasporti, vicepresidente della società Trafori Spluga e Stelvio, membro dell'esecutivo nazionale e presidente circoscrizionale del territorio ANCI Roma, dirigente nazionale Casa Territorio DC, membro effettivo Corego regionale di Milano, presidente SECAM e membro di diverse commissioni ministeriali e provinciali. Ai figli e alla moglie le nostre condoglianze. E ora cambiamo argomento. I lavori per la realizzazione della variante di Tirano sono giunti al 34% di avanzamento. Lo dice ai nostri microfoni l'assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi. Consegna stimata delle opere dicembre 2025. Il tema dei cantieri legati alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, al centro della riunione della quinta Commissione Regionale Territorio, Infrastruttura e Mobilità, tenuta a Palazzo Pirelli alla presenza di rappresentanti di Regione Lombardia, dell'assessore alle infrastrutture Claudia Maria Terzi, oltre a Simico, ANAS e CAL. Focus dell'incontro, la rete stradale delle aree olimpiche, investimento complessivo oltre 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni stanziati da Regione Lombardia. Tra le opere alle quali è stato dedicato l'incontro, la variante di Tirano, i cui lavori sono giunti ad uno stato di avanzamento pari al 34%. Procedono convintamente i lavori per la variante di Tirano. ANAS ci ha confermato di essere giunti al 34% del complessivo dei lavori e di avere come obiettivo, anche su sollecitazione di Regione Lombardia, il dicembre 2025. Un'altra grande opera che si associa alle tante strutturalmente previste in occasione di Milano Cortina 2026, che ammontano in totale, tra contributi statali e contributi regionali, a ben 1,5 miliardi. Tanti lavori che cambieranno il volto della Lombardia, cambieranno il volto della provincia di Sondrio, con l'obiettivo da una parte senza dubbio di centrare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma ancor più di lasciare una legacy materiale importantissima per tutti i nostri territori. C'è un'opera non ancora partita ma già molto famosa per quanto è avversata. Si tratta del cavalcavia al Trippi per superare il passaggio a livello sulla tangenziale. Sabato prossimo una camminata di protesta per dire di nuovo no. Le magliette gialle stanno per tornare. Mentre manca ormai sempre meno l'appuntamento con i giochi olimpici invernali e sempre più frequenti si fanno i discorsi sui tempi di conclusione dei lavori programmati, qualcosa non è cambiato ed è il no al cavalcavia del Trippi. Un'opera inutile, costosa e dannosa per il comitato informale che già lo scorso aprile organizzò la camminata Svincoliamoci dal Trippi alla Sassella, dove dovrà sorgere l'altro svincolo previsto dal piano delle opere olimpiche. Ora il comitato rilancia con una nuova iniziativa per il 16 novembre. Sarà presente anche l'ex sindaco di Montagna, che da sempre ha manifestato la propria contrarietà al tracciato pensato per superare il passaggio a livello del Trippi. L'idea appunto è quella di dimostrare che c'erano e ci sono tuttora delle possibilità diverse, perché
certo, quella roba lì che hanno in mente di fare, veramente inutile, non serve a nessuno. Il problema non è il passaggio di legge, il problema è sicuramente la quantità di traffico, ma anche il fatto che, come dire, se non sciogli i nodi che ci sono su tutta la strada, non solamente lì con il passaggio di velo, ma c'è la rotonda del Carrefour, Grida Vendetta, cioè ci sono una serie di cose che sono state fatte che probabilmente meritano di essere tutte prese in mano una volta per tutte. Chi ha partecipato alle precedenti camminate è invitato sabato a indossare la maglietta gialla o comunque un indumento giallo. L'iniziativa di sabato mattina è la prima di due giorni fuori dai giochi, manifestazione che proseguirà nel pomeriggio a Ponte con una tavola rotonda e la domenica a Bormio insieme ai rappresentanti del Comitato per la Lute. Torniamo a parlare di Olimpiadi Invernali 2026, è stato svelato il visual che identificherà le gare e l'ospitalità, chiamato il Look of the Games, destinato a rappresentare atleti e spettatori. Questa immagine esprime il nuovo spirito italiano e sottolinea cinque valori chiave: creatività, energia, immaginazione, passione e stile. Il servizio. I prossimi giochi invernali del 2026 stanno iniziando a prendere forma. Durante la recente seduta della quinta commissione regionale Territorio, Infrastrutture e Mobilità a Palazzo Pirelli è stato evidenziato il progresso dei cantieri per opere stradali permanenti, in particolare la variante di Tirano, che ha raggiunto un avanzamento del 34% con conclusione prevista per fine dicembre 2025. Milano Cortina si sta preparando a brillare come sede olimpica, con l'organizzazione e le location che stanno delineando la loro identità, sono stati presentati i visual che rappresenteranno le aree di gara e le ospitalità. Questo messaggio visivo, svelato a Milano, accompagnerà atleti, spettatori, volontari e tutti coloro che parteciperanno a questo attesissimo evento. Definito il Look of the Games, questo elemento sarà presente negli impianti sportivi, sulle piste e in vari materiali di merchandising e comunicazione. Si tratta di un'immagine che miliardi di persone riconosceranno sui loro schermi, fornendo ai visitatori un'esperienza durante le competizioni e aiutando i media a raccontare le storie degli sportivi. L'immagine olimpica centrale ruota attorno al talento del nuovo spirito italiano, non solo nello sport, ma anche in gastronomia, artigianato e cultura. Sono state scelte cinque personalità italiane per rappresentare diversi temi: Dario Faini per la creatività, Bebe Vio per l'energia, Federico Basso per l'immaginazione, Davide Oldani per la passione e Nicoletta Manni per lo stile. Inoltre sono stati creati 16 pittogrammi per gli sport olimpici e 6 per quelli paralimpici, che richiamano il movimento degli atleti. Il deragliamento ieri di un treno alla stazione di Sondrio è emblematico della situazione drammatica della circolazione ferroviaria che debbono subire i viaggiatori della nostra provincia. A dirlo è Michele Fedele della FIT CISL di Sondrio, che lancia anche un appello alle istituzioni. È veramente la goccia che fa traboccare il vaso, un vaso pieno veramente di disagi per i pendolari, per i lavoratori pendolari, per chi prende il treno per ragioni personali, e coloro che praticamente vedono rovinata la propria quotidianità da un servizio ferroviario che ormai è diventato quasi totalmente inaffidabile. La goccia a cui il sindacalista fa riferimento riguarda il deragliamento di giovedì mattina alla stazione di Sondrio, dove la motrice di un convoglio in manovra per cause in corso di accertamento ha terminato la propria corsa contro i paraurti che separano la ferrovia dalla strada, rischiando di precipitare nella sottostante via Carducci. Per fortuna, senza gravi conseguenze, comunque emblematico della forte situazione di crisi che attraversa il trasporto ferroviario nella provincia di Sondrio. Lo ha detto a chiare lettere anche il presidente della provincia, Davide Menegola. Bisogna intervenire perché è inaccettabile far subire ai viaggiatori un simile quotidiano trattamento. Fedele rivolge a propria volta un appello alle istituzioni perché queste facciano pressing su Trenord ed RFI. I gestori ferroviari hanno il dovere verso il territorio di esplicitare quali sono le ragioni di questi continui guasti che creano disagi e quali interventi intendano adottare, e dando anche un cronoprogramma di questi interventi per superare una situazione di crisi che ormai è veramente inaccettabile e quasi non rispettosa per i viaggiatori, per l'utenza ferroviaria valtellinese e valchiavennasca.
Grande soddisfazione per aver terminato la maratona di New York per il sindaco di Chiesa in Valmalenco e il suo assessore allo sport che ha voluto in questo modo festeggiare i 60 anni. Un'emozione incredibile, assicura il primo cittadino. Sentiamo le sue parole. Eravamo 55.000 partecipanti, l'Italia era la seconda nazione più rappresentata dopo ovviamente gli Stati Uniti e sulle strade c'erano 2 milioni di persone a fare il tifo. Loro quando vedono gli italiani impazziscono, ti urlano dai Italia, dai Renata, vai vai, quando vedono gli italiani sono veramente fuori di testa. È trascorsa quasi una settimana ma Renata Petrella ha ancora l'adrenalina che lasciano le grandi emozioni. Correre la maratona di New York per stessa missione del sindaco di Chiesa in Valmalenco è stata una delle più intense della sua vita. L'idea è nata in realtà dal mio assessore allo sport Emanuele De Luca, che ovviamente era presente alla maratona perché quest'anno ha compiuto 60 anni e si era sempre ripromesso di partecipare alla maratona di New York per il suo 60esimo compleanno. Partiti in 6, c'era anche mio figlio che però non ha potuto partecipare perché è minorenne e è stata un'esperienza veramente fantastica. Peccato per le condizioni non ottimali del primo cittadino che non l'hanno tuttavia fatta desistere dal partire e naturalmente tagliare il traguardo. È stata dura, io purtroppo un mese e mezzo fa ho avuto uno stiramento al bicipite femorale perché ho dovuto smettere di correre e non ho potuta correre. La qualcosa per me è stata molto scocciante, però ormai avevo deciso che l'avrei fatta e l'ho camminata in modo abbastanza veloce. Gli ultimi 11 chilometri ho sofferto tantissimo perché il mio stiramento si è fatto sentire ed ero veramente claudicante e zoppicante, però per fortuna non ho mollato. Una giornata di formazione organizzata da ATS della Montagna sul tema domotica per gli anziani, dove è stato presentato il progetto A Casa Tutto Bene, dedicato agli over 65 non autosufficienti. La tecnologia diventa il miglior alleato per l'assistenza domiciliare, permettendo così una migliore qualità della vita e più serenità per gli anziani e le loro famiglie. Vediamo. Il progetto innovativo A Casa Tutto Bene, finanziato dal PNRR e avviato a marzo nei mandamenti di Sondrio e Morbegno, ha rivestito un'importanza chiave nell'evento formativo incentrato sulla prevenzione degli incidenti domestici tenutosi a Sondrio. Questo programma, frutto della collaborazione tra l'Ufficio di Piano di Sondrio, il Servizio della Bassa Valle e la Cooperativa Sociale Grandangolo insieme ad altri enti locali, mira a migliorare la sicurezza e il benessere degli anziani tramite l'inserimento della domotica e l'uso di tecnologie per il monitoraggio a distanza. Il servizio è rivolto a persone con più di 65 anni, fragili e non autosufficienti, e propone soluzioni come corrimano per il bagno, luci di emergenza e rilevatori di fumo, insieme a sensori di movimento distribuiti in vari ambienti e un braccialetto che rileva i parametri per attivarsi rapidamente in caso di necessità o per contattare il medico curante. Gli strumenti tecnologici presenti nel progetto A Casa Tutto Bene sono fondamentali per monitorare gli anziani e programmare le visite in modo da alleggerire le ospedalizzazioni, soprattutto in questo momento dove gli ospedali sono sotto pressione a causa di carenze personale. Quindi investiamo molto su questa tecnologia che sarà anche il futuro per dare tranquillità sia all'anziano che viene seguito che ai familiari. Quindi chiediamo di informarsi per conoscere questo nuovo progetto sugli ambiti di Sondrio e Morbegno. Un progetto che si propone di ridurre le ospedalizzazioni e migliorare la qualità della vita tramite l'uso della tecnologia. Marmolada Madre Roccia, che racconta l'appassionante mondo dell'alpinismo, ha chiuso la rassegna cinematografica dedicata al difficile rapporto tra l'uomo e la montagna. La montagna al cinema tornerà con nuovi appuntamenti nei prossimi mesi. Marmolada Madre Roccia è stato l'ultimo film della rassegna cinematografica proposta dal CAI Sezione Valtellinese di Sondrio e dalla Fondazione Luigi Bombardieri, che ha raccontato il difficile rapporto tra l'uomo e la montagna. Una rassegna che ha visto in cartellone tre pellicole: Pericolosamente vicini, che parlava della convivenza tra uomo e orso in Trentino, Marmolada 3722, che raccontava della valanga in cui persero la vita 11 persone, e l'ultimo, Marmolada Madre Roccia. Visto il successo, la rassegna verrà riproposta nei prossimi mesi con nuovi titoli. Abbiamo in mente però di ripartire abbastanza presto, e cioè tra gennaio e febbraio, con una nuova serie di film
dovrebbe esserci quello Montecorno, pareva che io fossi in aria, che è il film dedicato alla prima salita nel 1573 del Gran Sasso ad opera di Francesco De Marchi. Poi ci sarà il film Le Linci Selvagge, un film dedicato appunto al mondo delle linci, e poi un altro film che potrebbe essere uno o sulla Wanda Rutkiewicz, la polacca che per prima scalò il K2, oppure su un altro film dedicato all'Everest. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diciamo arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telesondrio News.